La domanda su Parma e la democrazia diretta la risponde Marco Magnozzi, che è presidente del Consiglio Comunale di Parma, perché si sta occupando direttamente del problema, quindi in maniera puntigliosa risponde la domanda arrivata da Londra. Buonasera a tutti, innanzitutto volevo dire che mi avete illuso perché vedevo una meravigliosa torta e adesso che sono qua è finta e quindi devo dire che tutte le mie speranze sono cadute. Ah, non è? Ma vabbè, ok, dopo ce la mangeremo. Dunque, democrazia diretta, basta Matteo. Democrazia diretta, noi ci stiamo impegnando moltissimo per introdurre i referendum propositivi e deliberativi senza quorum. Dobbiamo cambiare sia il regolamento che lo statuto, ma già normalmente, perché abbiamo uno statuto e un regolamento che spesso si contraddicono. E la cosa che ci siamo accorti entrando nel comune di Parma è che la legge veniva dettata dalla prassi. Cioè noi andavamo in consiglio comunale, ci dicevano no, ma guarda che si fa così e così e così perché abbiamo sempre fatto così. E anche in consiglio comunale mi sono dovuto spesso trovare a fare la domanda al consigliere comunale, che era il vicepresidente, che è l'attuale vicepresidente del consiglio comunale, dico sì, ma dov'è scritto che ci dovevamo comportare così? Ah no, ma è prassi. Quindi introdurremo i referendum propositivi e deliberativi senza quorum, probabilmente faremo una cosa del tipo, faremo raccogliere delle firme poche per i cittadini per proporre il referendum, ci sarà un comitato tecnico che dirà la sua se è pertinenza del comune oppure no e quali sono le variabili tecniche per il referendum da modificare, dopodiché, dopo che si avrà avuto il parere dei tecnici del comune, si potrà dare via al referendum. Chiaramente già le altre forze politiche ci hanno detto che loro sono contrari a questo tipo di istituzione, quindi noi andremo avanti per la nostra strada. Rispondo anche per il discorso del difensore civico, che è stato tolto dalla legge nazionale, e a Parma io ho dovuto prendere in carico l'ex difensore civico che continuava ad esercitare abusivamente la funzione, dicendogli di allontanarsi dal posto di lavoro perché purtroppo la legge dice questo, e noi come amministratori poi saremmo potuti correre in sanzioni perché c'era un estraneo che usava gli spazi comunali per esercitare una funzione che oramai era decaduta per legge, quindi ci saremmo andati di mezzo noi come amministratori per questa cosa qua. Per la legge nazionale e per la legge dell'Emilia Romagna ormai noi dovremmo fare riferimento al difensore civico regionale, quindi dovremmo demandare a lui, magari nel sito internet del comune di Parma, come già gli ho preannunciato al difensore civico regionale, inseriremo i suoi contatti. Non era molto contento di avere tutte queste segnalazioni, perché a Parma erano più di 100 segnalazioni all'anno per motivi contraddittorio del comune. L'ultima cosa sui dirigenti, noi a Parma abbiamo una situazione un po' particolare, perché da quello che ci hanno detto hanno avuto 15 anni di vessazioni, molti dipendenti del comune, molti dirigenti allontanati, mobbing di tutto, perché c'era un dialogo da parte del comune che è, si fa così, se non ti sta bene ti metto a lavorare di fianco a un gabinetto. Quindi molti dirigenti erano sfiduciati, poi c'era stato l'anno del commissariamento e quindi si era venuta a creare una specie di anarchia. In più il nostro impatto su di loro ha avuto delle ripercussioni un po' forti della serie. Noi siamo arrivati dentro e gli abbiamo detto vogliamo ridurci lo stipendio, come possiamo fare? Per farvela breve, ci hanno messo un mese per capire come poter fare, perché sono stati presi alla sprovvista, nessuno gli aveva mai chiesto come si fa a ridursi, ad autoridursi lo stipendio. Aggiungo una cosa, ovviamente le dimensioni, noi abbiamo 1400 dipendenti, di cui 30 dirigenti e 70 posizioni organizzative, e quindi cioè, la situazione della complessità è ovviamente si fa sentire. Infatti adesso una delle attività che stiamo facendo, non visibile all'esterno, è proprio quella della revisione della struttura organica, per cercare di dare un indirizzo che sia
orientato a quello che sono le nostre indicazioni. Non esisteva una struttura che si occupasse di energia, di riqualificazioni energetiche e di misurazioni energetiche, quindi stiamo cercando di dare tutte quelle indicazioni che poi serviranno per il nostro programma. Però alcune delle competenze vanno create, perché sicuramente in un comune grande si trovano tantissime competenze di un certo livello, ma poche specifiche magari su temi innovativi come quelli che, cioè, che poi innovativi per un comune, ma non così innovativi, ma che stiamo portando avanti noi per quanto riguarda il risparmio energetico, un certo tipo di edilizia, quindi che si è improntata a certi tipi di materiali. Queste sono tutte competenze che vanno costruite.